Sono diventato ricco, ma i miei amici non lo sanno. Ebbene ragazzi, prima di iniziare questo video voglio farvi una domanda. Cosa fareste? Cioè, se voi, mettete caso, no? Domani diventate ricchi per mega sfondati, non lo so, vincete alla lotteria, uno vi bussa alla porta e vi dà una valigia con dentro 10 milioni di euro. Li condividete con i vostri amici? Oppure prima li date magari a qualcuno della vostra famiglia, vi spendete un po' di soldi e poi fate qualche regalino? Visto che siamo sotto Natale, ragazzi, visto che dovremmo essere tutti più buoni. Detto questo, comunque rispondete nei commenti. Oggi siamo tornati con delle reaction alla mia storia straordinaria. Ragazzi, portatemi buona fortuna perché oggi dovrò registrare 6 video e io non ce la faccio quasi mai perché il mio cervello esplode ogni volta. Quindi per favore portatemi fortuna perché dovrò registrare proprio a carrello un sacco di reaction, perché ovviamente voglio anch'io, per il mio editor, il bene migliore, perché dobbiamo avere tutti il Natale libero, altrimenti il mio editor mi ammazza. Iniziamo questa reaction. Sono diventata milionaria e l'ho nascosto alla mia matrigna cattiva. Ciao a tutti, sono Bri. Chi è? Chi sei? Ciao a tutti, sono Bri. No, perché anche loro? Avevano iniziato bene con i nomi italiani, ma è tornata Bri. Che cosa sei, un formaggio? Ho 16 anni. Okay. Mia madre mi ha abbandonato quando ero solo una bambina. Scusa Bri, non volevo insultarti, mi dispiace. Non l'ho mai conosciuta. Ok. Mio padre dice che lei non poteva assumersi la responsabilità di crescere un bambino. Ma oddio, non funziona proprio così. Diciamo che se il figlio lo fai, comunque... Vabbè. Perché era troppo giovane. Almeno dico, dalle in adozione. Cioè, cosa abbandoni in mezzo alla strada? Una mattina andò a fare la spesa e non tornò più. Non ci credo. Mi ha cresciuto. Complimenti, bella mamma. Tutta mia nonna. Come sempre. Oh, comunque raga, io sono convinto che chi ha creato la mia storia straordinaria proprio come canale, secondo me ha avuto un problema del genere, perché ogni volta in la mia storia straordinaria ci sono sempre di mezzo le nonne. Non so se ci avete fatto caso a sta cosa. Mio padre veniva spesso a trovarci. Beh dai, almeno il papà è stato presente. Ma era mia nonna, il mio vero genitore. Eh beh, certo, t'ha cresciuto lei, giustamente. Gli anni che ho vissuto con lei sono stati i migliori della mia vita. Beh, dai, però giustamente immagino. Quando avevo 12 anni, mio padre si è risposato. Ci sta, oh, se sua mamma se n'è andata, secondo me è anche un diritto che il papà, ragazzi, si rifà una vita, o sbaglio? La sua nuova moglie aveva una figlia della mia stessa età. Mio padre, che ovviamente ti odiava, lasciami indovinare. Padre mi portò a casa loro per conoscerle. Rimasi lì per una notte. La sua nuova moglie mi ignorò completamente. Chiaro, chiaro. E a sua figlia Sadie interessava solo il cellulare. Ma anche a tutti in realtà ora, penso che queste situazioni secondo me sono adesso così praticamente. Stanza ovvio, cioè, che non piacevo a nessuna delle due, ma non mi importava perché pensavo che non avrei mai dovuto vivere con loro. Certo, lei pensava di vivere per sempre con la nonna, però purtroppo secondo me la nonna arriverà ad un certo punto che... Ma purtroppo, quando mia nonna morì l'anno scorso... Io non volevo dirlo, ragazzi, volevo arrivare a questo punto, ma come avete ben visto... Forse dovetti trasferirmi da loro. La mia matrigna iniziò a trattarmi male fin dal primo giorno. Mi faceva fare tutti i lavori di casa. Dovevo persino pulire la stanza di sedi. Madonna, ma che bestia è sta tizia? Scusatemi. Era incredibilmente cattiva con me. Sì, sì, si vede anche proprio dallo sguardo che ha sta tizia, che è proprio una vipera allucinante. Ad esempio, a colazione diceva: non sei ancora sazia, hai mangiato abbastanza. Beh, ma cosa vuol dire? Ti cacciava dalla tavola? Fare fuori la spazzatura. Ero... Madonna. Davvero infelice. Ma non ne parlai a mio padre per non... Sbagliato, sbagliato. Ragazzi, quando avete un problema, i genitori sono lì anche per quello. Fatevi aiutare. Ma perché non parliamo mai con i nostri genitori? Mi metto in mezzo io, perché pure io. Ragazzi, i nostri genitori sono quelle persone che ci vorranno sempre bene. Parlatene con i vostri genitori. Non avete paura. Turbarlo. Non abbiate, scusate. Lavorava nel dipartimento finanziario di un grande imprenditore edile. Il direttore... Quindi era molto stressato? Il direttore finanziario trasferiva centinaia di migliaia di dollari sul suo conto personale. Mio padre non ne sapeva nulla, ma fu comunque arrestato. Non aveva... Madonna, ma che vita sfigata ha avuto sta ragazza? Hanno arrestato suo padre? Aveva i soldi per assumere un buon avvocato. E quindi? Così, finì in prigione. Non ci posso credere. La mia vita non stava andando bene già da prima. Ma per niente proprio, Cioè, qua c'è proprio qualcosa che non va. Chiama, non lo so, uno sciamano, fatti fare un incantesimo, figlia mia, perché... Poi, quando mio padre finì in prigione, le cose peggiorarono ulteriormente. Giustamente. Un giorno, la mia matrigna mi disse: siamo al verde per colpa di tuo padre. Ho capito, non è che quello sia stato fregato, poverino. Devi lasciare la scuola e iniziare a lavorare. Cosa? Così, dovetti... Ma scusi signora, lei lavora o no? Cioè, questa ha detto alla ragazzina di lasciare la scuola per farsi mantenere? Signora, lei cosa fa esattamente nella sua vita? Cioè, non ho capito. Lasciare la scuola. Ovviamente questa regola non valeva per la figlia della mia matrigna. Beh, certo, ma non valeva manco per lei, a quanto ho capito, Sadie continuò ad andare a scuola, ma io dovetti trovare un lavoro in un call center.
Non ci dovendo credo. Affrontare un evento stressante dopo quell'altro. Ti sei riempita di brufoli come me. Questo però è perché io sto saltando troppo la skin care ultimamente, ragazzi. Mi venne l'acne, non fate come me, su tutto il viso. Non riuscivo più a riconoscermi allo specchio. Madonna. Le persone con cui lavoravo mi guardavano con pietà. C'era un ragazzo che mi piaceva. Un giorno gli sentii dire: questa ragazza non dovrebbe uscire di casa. No. Non ha il diritto di mettere a disagio il resto del gruppo. E la Madonna, che cosa ha fatto? Ero davvero devastata. Quella notte non riuscii a dormire. Io spero che riusciamo a trovare una luce in fondo al tunnel, perché la depressione mi viene, se no mi dispiace per lei. Piansi a lungo. Volevo andare da un dermatologo, ma non potevo permettermelo. Costano un sacco. Davo tutti i soldi che guadagnavo alla mia matrigna, non appena li ricevevo. La Madonna. Mia acne stava peggiorando di giorno in giorno. Pensai che... Ma scusami, ma se hai trovato un lavoro, perché non te ne vai a vivere da sola per i fatti tuoi? Forse è troppo piccola, non lo so. Avrei dovuto almeno... Vabbè, 16 anni, però, boh, non provare credo. Qualche rimedio naturale. Su internet c'erano così tante formule di maschere per il viso antiacne. Ne scelsi una che usava ingredienti che potevo trovare facilmente. Beh, dai. Avevo solo bisogno di olio di mandorle, aceto di sidro di mele e miele. Okay. Mi feci prestare dei soldi da un'amica per comprarli. Cioè, capito, questa lavora e non si può manco comprare tre cose che costeranno, sì e no, 10 euro tutte forse. E lavora! Quella sera feci una miscela e l'applicai sul viso. Ma quando al mattino mi lavai la faccia, rimasi delusa nel vedere che non aveva Vabbè. Funzionato affatto. Sì, ma non... Allora... Questi sono trattamenti che devi fare col tempo, come la skin care. Non è che ti fai la prima maschera e ti si toglie tutta l'acne. Altrimenti, cioè, sarebbe un miracolo per la gente che ne soffre. La natura ha una cura per tutto, diceva la nonna. Eh beh, sì, però piano piano, dico, non è che... Iniziai a preparare tutto quello che riuscii a trovare sui trattamenti naturali contro l'acne. Sapete perché molte formule usano l'aceto di sidro di mele? No, non ne ho la più pallida idea. Perché l'aceto è molto efficace contro i batteri e i funghi. Ma quindi proprio li toglie tutti. Mano che imparavo di più, iniziai a credere di poter sviluppare la mia formula. Ah, veramente? Provavo sempre nuove maschere per il viso su me stessa. Anche se alcune di esse erano in qualche modo efficaci, avevo ancora l'acne. Un giorno, mentre facevo delle ricerche, mi imbattei in alcune informazioni su una pianta a me sconosciuta. Cioè? Le donne in campagna usavano questa pianta per regolare i loro ormoni durante la gravidanza. Okay. Pensai che potesse funzionare, perché una delle cause principali dell'acne sono gli ormoni. Cercai in tutta la città e trovai delle foglie secche di questa pianta in un negozietto. Greve! Quella sera quindi, nuova formula? Sono curioso di cosa succede. Farai una nuova maschera usando le foglie e la applicai sul viso. Quando mi svegliai la mattina dopo, corsi in bagno per lavarmi la faccia. Dopo aver tolto la maschera, rimasi stupita. Non ci credo! La mia acne non c'era più. Vidi un'altra persona allo specchio. Non ci credo. Di solito non piango molto, ma quella mattina scoppiai a piangere. Eh beh, madonna, in un attimo, come ci riuscito? Dalla felicità. Tutti al lavoro rimasero sorpresi. Adesso è diventata bella, vero? Mi chiesero come avessi fatto, ma non svelai loro il mio... Ma scusami, ma lascia il lavoro e diventa tipo quella che fa le creme, no? Su internet la gente ci fa i milioni, dico la tua funziona. Avevo un'amica con un problema di acne come il mio. Le portai la miscela. Oh, ecco, guarda le polpettine sempre sotto, ragazzi, incredibile. Chiela per fargliela provare. Vediamo. Stasera applicala sul viso prima di andare a dormire. Vediamo Vedrai se è perfetto domani su di cosa te. Succede. La mattina dopo mi svegliai perché... Col telefono che esplodeva, con l'amica che era lì che già foto su Instagram. Il telefono stava squillando. La mia amica mi stava videochiamando. Era così eccitata. Non c'è più una macchia sul mio viso. Ovvio. Bri, questa è la cura magica. Puoi diventare milionaria vendendo... Sì, dovresti brevettarla, secondo questa me. ...questa roba. E ti meriterai ogni centesimo. Dai, mi disse ringraziandomi più e più volte. Avevo sviluppato una formula a base vegetale che fa sparire l'acne dopo un solo uso. Ma pensavo di poter diventare davvero ricca. Creai un account su Instagram, inviai il link alla mia amica e chiesi la sua opinione. Lei condivise il mio account Instagram con tutti quelli che conosceva. Okay. Scrisse: ha fatto miracoli su di me, compratelo se avete problemi di acne. Beh. Quella sera vendetti 6 confezioni su Instagram. Che comunque è già tanto, per la prima sera 6 confezioni. Il giorno dopo ne vendetti 13. Madonna. I numeri continuarono a crescere. Un mese dopo ricevevo quasi 100 ordini al giorno. Madonna, come facevo a spedirli da sola, scusatemi? Cioè, ha mollato il lavoro, io c'ho 100 ordini al giorno, cioè, ma poi come fa? La gente ne voleva ancora di più, ma non riuscivo a soddisfare gli ordini. Perché? Perché potevo lavorare solo di notte, in modo che la mia matrigna e Sedi non lo scoprissero. Ma scusami, vabbè, io me ne sarei già andato di casa 400 volte, cioè... Di giorno lavoravo ancora al call center. Stavo facendo un sacco di soldi. Li nascondevo nella mia stanza perché non avevo un altro posto dove tenerli. Avevo un orsacchiotto che avevo ricevuto dal mio ex come regalo di compleanno. Dal tuo ex? Tolsi tutta l'imbottitura e lo riempii di soldi. Poi lo ricucì. I soldi continuavano ad arrivare.
comprai un altro orsacchiotto. Ma scusami, non lo so, ma non c'erai una carta di credito che banalmente puoi nasconderti in tasca? Come fanno ad arrivarti i soldi così? Cos'è che te li lanciano? Scusami, fanno gli ordini su Instagram, dico ci avrai un account in cui ti arrivano i soldi? Lo riempì di soldi, proprio come l'altro. Continuai a comprarne sempre di più e finì per avere 13 orsacchiotti nella mia stanza. Nessuno si è accorto di niente. Dovevo trovare presto un altro nascondiglio per... La banca magari, dico, sai, lo usano tutti quello. Avere così tanti orsacchiotti non sembrava normale. Oddio, in realtà guarda, avere così tanti orsacchiotti non sembra così normale. Cara Bri, ti invito a venire in camera mia a Milano per vedere quanti ce n'è veramente. Fossero solo 13, guarda, per me non sarebbe normale. La mia paura peggiore si avverò. No. La mia matrigna mi chiamò mentre ero al lavoro. Cosa sono questi soldi dentro un orsacchiotto? No. Sono tuoi, mi chiese. Io fui colta di sorpresa e dissi qualcosa di ridicolo. Il figlio di una mia amica ha avuto un'appendicite. Sadie ha visto tutti questi orsacchiotti nella tua stanza. Abbiamo pensato di portarne uno al ragazzo come regalo. No. Mentre ci stava giocando, si è accorto che era pieno di soldi. No. Di chi sono questi soldi? Dovrai spiegarmelo stasera. Ero così in preda... Questo è un piccolo problema, cara Bri. Dal panico che uscì di corsa dal lavoro e salì su un taxi. Stavo andando a casa. Se la mia matrigna era ancora in ospedale, potevo spostare i soldi in un posto sicuro prima... Tipo in banca di nuovo. ...che lei tornasse. Era un buon piano, ma dove li avrei potuti portare? Ancora? Ma ragazzi, ma non esistono le banche in sto mondo? C'era qualcuno a cui potevo chiedere aiuto. Beh, chiamai la tua l'amica che mi era così grata per averle guarito l'acne, che mi ringraziava ad ogni occasione. Giustamente. Le raccontai brevemente quello che stava succedendo. Farò tutto quello che vuoi. Sarò felice di aiutarti. Beh. Fece una pausa e poi esclamò. Ho un'idea fantastica. Devo parlare subito con mio padre. Ah, aspetta. Ora ci sto pensando. Effettivamente lei non può aprire un conto in banca perché è piccolina, può essere per quello? Perché ero ancora così 16 sollevata anni. Quando arrivai a casa, perché non c'era nessuno. Eh sì, secondo me manco gli orsacchiotti. Un però, quarto eh. d'ora dopo, la mia amica e suo padre arrivarono con un camper enorme. Non ci credo. Insieme caricammo gli orsacchiotti nel camper. Il padre della mia amica disse: tu hai ridato la vita a mia figlia. Te ne siamo così grati. Ok. Non è che ti rubano i soldi, vero? Andammo in un parcheggio per camper dall'altra parte della città. Ok. La mia amica e suo padre presero un taxi e tornarono a casa. Cioè, non ho capito. Adesso lei vive sul camper? Sì, fu un'idea della mia amica. Sarei andata a vivere nel loro camper. Beh, ci per sta. Un po'. Mi sentivo davvero bene con me stessa, perché d'ora in poi avrei potuto fare tutto ciò che volevo. Sì, mi sbarazzai del certo mio vecchio telefono, in modo che la mia matrigna non potesse contattarmi. Guardala con gli occhiali, adesso va a svuggare in giro perché è piena di soldi. Brava, brava. Avevo qualcosa di importante da fare. Andare a liberare suo padre, poverino. Quello ancora in prigione, poverino, è marcito. Internet un avvocato e ne trovai uno. Andai nel suo ufficio il giorno dopo. Lo assunsi per esaminare il caso di mio padre. La mia matrigna non voleva dirmi dove fosse detenuto, in modo no. che non potesse... Vabbè, è un avvocato, dico, lo saprà. ...andare a trovarlo. Così, l'avvocato dovette scoprire dove fosse mio padre. Giustamente. Poi, andai a comprare un sacco di ingredienti che usai per fare le maschere antiacne. Avrei trasformato il camper in un piccolo... Ah, bello, mi piace, alla Breaking Bad. Peccato che loro non facevano creme per l'acne, però dico, dai, è quello l'obiettivo, insomma. Nel frattempo, l'avvocato mi chiamò. Aveva scoperto in quale struttura fosse detenuto mio padre. Se vuoi andare a trovarlo, posso venire a prenderti tra un'ora, disse. Bene. Mio padre mi mancava così tanto. Nel Eccolo. Momento in cui lo vidi nella sua divisa da detenuto, iniziai a piangere. Raccontai tutto a mio padre. Lui si rattristò nel sentire quello che avevo passato. La tua matrigna non viene mai a trovarmi. Ero così preoccupato. Eh sì, vabbè, non... l'abbiamo capito che non è una brava ragazza. Fatto per te, perché non avevo modo di sapere come stavi. Divorzierò da lei non appena lascerò questo posto. Il prima possibile, usiamo sti soldi, Bri, dai. E mi abbracciò. Poi parlammo con l'avvocato. Disse che non c'erano abbastanza prove per tenere mio padre in prigione. Il nostro Quindi... avvocato si rivelò molto bravo. Trovò rapidamente molti testimoni per dimostrare l'innocenza di mio padre. Perché quel tizio era un truffatore. Quando uscito di prigione, io e mio padre vivemmo nel camper per un po'. A quel punto ero diventata davvero ricca. Comprammo una casa a 3 piani. Madò! Trasformai tutto l'ultimo piano in un laboratorio. Certo, devi comunque continuare a... E assunsi 4 persone. Anzi, 5.
Ah, beh, certo, giustamente l'amica. L'amica che mi aveva aiutata, ora lavorava con me. È grazie a lei, letteralmente, se tutto questo è stato possibile. Il camper, l'avvocato. Adesso riusciamo a produrre 800 maschere antiacne al giorno. Madonna, anche perché se non fosse andata a vivere da sola, ragazzi, come faceva a raggiungere suo padre? Ebbe bisogno di tempo per rimettersi in sesto. E poi andò ad incontrare la mia matrigna. Aia. Lei iniziò a piangere, dicendo: ho sempre voluto così tanto bene a Bri. Ma smettila, ma cosa vuoi bene? Ma vattene, va. Riportala a casa. Sì, sì. Possiamo essere la famiglia più felice del mondo. Ma guarda, non credo proprio, vedi, di andartene, perché mo hai visto che c'hanno i soldi. Mio padre disse che non era più un'opzione e che Bravo. Avrebbe chiesto il divorzio il prima possibile. Bravissimo. Lei continuava a dire: ti prego, dammi una possibilità. No, vuoi i soldi, non la possibilità, che è diverso. Mi siete mancati così tanto, tu e Bri. Ha schiavizzato quella, poverina, gli ha fatto mollare la scuola. Mentendogli spudoratamente. Mio padre allora urlò: basta, quanto pensi che siamo stupidi? Vuoi esatto. solo i soldi di Bri. Bravo. E se ne andò. Bravo. Ancora oggi la mia matrigna manda messaggi a mio padre più Madonna che sottona ragazzi volte al giorno. Che cosa... Ma per fortuna mio padre ha finalmente capito la sua vera natura. Non si beve più le sue bugie da quattro soldi. Bravissimo. Se vi è piaciuta la mia storia, non dimenticate di mettere mi piace. Grazie mille per avermi ascoltato. Andiamo a mettere mi piace. Ragazzi, posso dire, una delle storie più fighe che abbia mai sentito qui sulla mia storia straordinaria. Non per chissà quale motivo, ma perché secondo me è stato bellissimo il fatto che lei è riuscita comunque a farsi e a crearsi un lavoro. E grazie a questo ha liberato anche suo padre e si è letteralmente migliorata la vita. Questo, ragazzi, ci fa capire quanto dobbiamo impegnarci nella vita e non dobbiamo ovviamente farci abbattere dalle cose brutte che ci capitano, perché, ragazzi, ahimè, capitano a tutti. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. Io vi mando un super bacio, ciao a tutti.